signori, buongiorno. Vorrei cominciare questo podcast parlandovi di quando ero un bambino piccolo piccolo piccolo, nemmeno troppo piccolo, in realtà avevo circa 8 anni, e successe che avevo un NES, questa bellissima console con cui mi divertivo veramente tanto, e un giorno mamma e papà mi portano a casa una cartuccia completamente dorata con una scrittina sopra, The Legend of Zelda. Dovete sapere che nella testa, nell'immaginazione, nella fantasia di un bambino piccolo, ovviamente tutto quel mondo meraviglioso che prende vita davanti ai tuoi occhi, condito con una sanissima dose di immaginazione, diventa qualcosa di meraviglioso, ovviamente. E da allora The Legend of Zelda è rimasto la mia saga in assoluto preferita all'interno di tutto il panorama videoludico. Figuratevi che ancora oggi posseggo tutte le cartucce uscite fino a questo momento di qualsiasi capitolo della serie, escludendo le porcate fatte per prodotti Philips. Da possessore Wii U mi sento piuttosto soddisfatto della libreria di titoli dei prodotti rilasciati da Nintendo per questa macchina, anche se ovviamente poi sappiamo che il marketing è stato quello che è stato, insomma la console non ha venduto bene, tutto il resto. Non ho preso in maniera particolarmente gioiosa il fatto che il nuovo capitolo di Zelda, attesissimo per quanto mi riguarda, il gioco probabilmente più atteso da parte mia tra tutte le piattaforme, The Witcher e Xenoblade permettendo, il gioco è stato rinviato e questo è avvenuto dopo che Nintendo aveva promesso e ripromesso che il gioco sarebbe stato rilasciato entro la fine di quest'anno. Ora, si è venuta a creare una situazione simile a quella degli giorni scorsi in cui abbiamo scoperto che Nintendo stava spostando il proprio interesse verso il mobile con DNA, sempre dopo averci giurato e spergiurato che la cosa non sarebbe mai avvenuta. Non voglio parlare del fatto, ovviamente, che non ci sia da fidarsi di Nintendo, voglio dire, capita che un prodotto subisca dei ritardi e tutto il resto. Pesa sicuramente il fatto che come motivazione abbiano adotto il fatto che è un open world, dicendo che, oh mio Dio, abbiamo scoperto l'open world, possiamo fare un sacco di cose, non sappiamo cosa fare prima, non sappiamo come gestire i nostri investimenti, ma state tranquilli perché ancora con un altro anno riusciremo a fare un prodotto assolutamente sensazionale. Ok, è il 2015, gli open world esistono già da un pochino. Mi sembra un discorso fastidiosamente simile a quando avete detto, oh mio Dio, abbiamo scoperto l'alta definizione, ci vorrà più tempo per imparare a sviluppare in alta definizione. Per favore. La cosa che invece mi lascia più perplesso sono i numeri. Si parla del fatto che il nuovo capitolo di Zelda è stato rinviato al prossimo anno, e giusto la settimana prima si era parlato del fatto che la nuova console di Nintendo sarebbe stata mostrata, anzi si sarebbero diffuse ulteriori informazioni il prossimo anno. A questo punto, se ci facciamo bene i conti, vedremo che per quest'anno Nintendo ha veramente poche frecce al proprio arco. Se parliamo di mercato europeo, abbiamo ancora Splatoon, abbiamo ancora Xenoblade, abbiamo Kirby, Yoshi, Mario Maker, quindi comunque c'è ancora qualche prodotto, diciamo uno ogni 2-3 mesi orientativamente, che non è una ritmica molto incalzante, soprattutto se consideriamo il fatto che Nintendo non ha più completamente alcun genere di supporto da parte degli sviluppatori third party e dei publisher esterni, quindi dobbiamo considerare l'azienda in questa sorta di isolazionismo che si è andata a creare da sola. Per quanto mi riguarda, il rinvio di Zelda lo interpreto in una maniera molto negativa, non tanto per il fatto che il prodotto possa aver bisogno di essere rifinito ulteriormente, ma perché la mia preoccupazione, la mia paura, è che Nintendo voglia riproporre quello che è stato fatto con Twilight Princess all'epoca di GameCube, quando il gioco fu lanciato ad assistere il lancio di Wii. Se venisse fatta una cosa di questo tipo di nuovo, sarebbe pericoloso, a mio avviso, per due motivi principali. Il primo è che Wii U ha un sistema di controllo particolare, quantomeno molto unico, quindi una delle due versioni dovrebbe essere parecchio diversa dall'altra, perché non mi aspetto che la nuova console Nintendo sia basata nuovamente su un controller con schermo.
Numero 2 significherebbe anticipare la release di una macchina rispetto a quella che l'ha preceduta. Ora, noi veniamo da una generazione di console con PS3 e Xbox 360 durata veramente, veramente tanto. Gli sviluppatori si sono lamentati parecchio del fatto di essere rimasti limitati dall'hardware di queste piattaforme. Però è anche vero che non bisogna mai andare dal lato opposto, ovvero far durare una macchina troppo poco, perché si rischia in questo modo di andare incontro allo stesso destino che ha visto purtroppo sulla propria pelle Sega. Quello che succede è che se io spendo 300 euro, 250 euro sulla tua macchina, mi aspetto che tu vada a supportarla per un periodo di tempo che valga il mio investimento. Non voglio che tu mi rilasci una nuova piattaforma mentre i tuoi competitor stanno ancora con le macchine precedenti. Non è esattamente una truffa, d'accordo, perché può essere che il ciclo vitale di una macchina sia inferiore rispetto a quello di un'altra, per carità, ci può anche stare. Ma nel momento in cui una Sega qualsiasi mi viene a dire: "Ah, guardate, il Sega Saturn è uscito, però a questo punto dobbiamo basarci su Dreamcast perché Dreamcast è il futuro, Sega Saturn è stato un esperimento." Chi ti ha comprato Saturn si ritrova un attimino con qualcosa su per. E dunque Wii U attualmente non ha avuto un ciclo vitale lungo abbastanza da poter pensare alla release di un'altra piattaforma così a breve. Forse sul finire del 2016 potrebbe essere qualcosa di comprensibile sia per gli early adopters che per chi ha preso la macchina adesso, anche considerato che comunque i titoli disponibili su Wii U sono eccellenti, c'è un parco titoli veramente notevole, le esclusive sono ottime, quindi in qualche modo si va a tamponare il tipo di risentimento che si può creare nel giocatore. Però anticipare in maniera eccessiva i tempi potrebbe anche portarmi a dire: "Nintendo, mi hai fottuto, mi avevi promesso che avresti supportato questa macchina, non l'hai fatto, te ne sei uscita con NX, adesso perché dovrei credere che tu supporterai questa piattaforma e non farai invece quello che hai fatto con Wii U?" Domanda molto più che lecita. Il problema fondamentale è che, se ci pensiamo bene, a partire da quando è stato lanciato Nintendo 64, è stato nel 96, quindi sono passati già quasi 20 anni, Nintendo ha cominciato a toppare in maniera quasi sistematica, il che è piuttosto scandaloso. Da una parte sono state delle scelte di marketing che sicuramente avranno portato a far cadere parecchie teste all'interno della dirigenza di Nintendo, come sappiamo che è accaduto nel corso degli anni. Sappiamo anche che dal punto di vista marketing c'è stato un disastro. Pensiamo anche alle insoddisfazioni da parte degli utenti. Pensiamo a chi chiedeva semplicemente di avere il cavolo di supporto digitale, supporto ottico per poter permettere l'archiviazione di dati a sufficienza per avere dei giochi effettivamente corposi. Pensiamo a una ex Squaresoft che se ne va per il fatto che i rapporti si deteriorano, per il fatto che lo spazio offerto da quelle cartucce era del tutto insoddisfacente per i tempi che correvano. Pensiamo a chi durante l'epoca GameCube ha chiesto a gran voce la presenza dei titoli multipiattaforma, di quei grossi franchise che alla fine sono andati a caratterizzare intere generazioni e che non sono mai arrivati perché non c'è stata abbastanza lungimiranza da parte di Nintendo. Pensiamo a chi durante il periodo Wii si è lamentato della scarsa potenza tecnica della console, che non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Pensiamo a tutte queste mancanze da parte di un'azienda che non ha ascoltato né il buon senso, mi verrebbe da dire, né soprattutto il parere degli appassionati, perché queste cose noi continuiamo a ripeterle ormai da anni, attraverso forum di discussione, attraverso Reddit, attraverso Facebook, attraverso qualunque mezzo loro abbiano adesso la possibilità di controllare, ma continua a non cambiare niente. Questo è parecchio anche emblematico della maniera in cui vengono gestite le cose e fa piuttosto preoccupare. La mia paura principale è infatti proprio questo, il fatto che le cose possano continuare a rimanere quelle che sono e non evolversi in meglio. Per come sono cresciuto, io amo in maniera spasmodica, direi, sia il franchise di Zelda che F-Zero. Voi non avete idea di quanto io mi possa divertire se mi mettete in mano F-Zero GX per GameCube. Adoro alla follia il franchise di Mother, Earthbound. Sono dei prodotti che reputo dei veri e propri capolavori. E
Sono atterrito all'idea che l'azienda proprietaria di questi franchise abbia una chiusura mentale così chiara e così palese agli occhi di tutti, ma non riesca comunque a uscirne fuori. Io mi auguro fortemente che le cose possano cambiare, mi auguro fortemente che le paure che ho in questo momento possano venire fugate il più presto possibile da qualche dichiarazione, un qualche cambio ai vertici, un qualsiasi cosa che ci porti a credere che effettivamente Nintendo è e continuerà ad essere in salute. Ma in questo momento devo dire che prevale una grande, grandissima paura. Va bene, direi che per oggi mi sono sfogato. Se vi piace il video, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace, a farci sapere il vostro parere, possibilmente nei commenti, perché francamente ci interessa anche creare un tipo di dialogo il più possibile costruttivo, altrimenti anche semplicemente per mandarci a fanculo. Per il resto, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!